Allora, parliamoci chiaro, questa è stata la lore masterata più veloce che io abbia mai fatto? Proprio speedrun, super speedrun? Se l'ultima realtà è sparita per qualche ragione, non lo so, o è di nuovo lontana, no? Come se si fosse un po' allontanata dalle scene del mondo, ha lasciato degli artefatti che la ricordano in ogni situazione. Questo mondo potrebbe avere un equivalente delle forze dei cubi, ma anche le capacità redivive, mi viene in mente. Allora, parliamoci chiaro, questa è stata la lore masterata più veloce che abbia fatto in tutta la mia carriera? Cioè, è stato tipo un'ora fa che ho detto, oh ragazzi, ma le isole che volano, questi i cubi, questa... Siamo tornati, ragazzi, siamo tornati! Voi lo sapete cos'è questa cosa? Voi lo sapete cos'è questa cosa? Vediamoci tutto il trailer, poi ne parliamo. Mamma mia, mi viene da piangere, cioè non vi rendete conto, cioè ragazzi, mamma mia, Charlie... Chi ancora in Censa Mustard deve veramente andare a zappare molti campi, secondo me. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mi sono emozionato. Raga, purtroppo me l'hanno mandato, quindi l'ho visto prima. Però ve lo dovete vedere, poi cioè, tanto mi emoziono. 783, non stoppo più, lo vediamo tutto filato. Però mi sembra che quella di Mega City in realtà fosse la 42, se non sbaglio. Quindi non torna. Però magari mi sto sbagliando. Oh, we are so back. Tra l'altro da qui si capisce tantissimo dalla mappa, questo ragazzi. Vabbè, lo vediamo dopo. Non devo più fermare. La nuova cattiva. E quindi è la skin del pass, no? La cattiva, boh, insomma. Che figa. È terribile quello lì. Sì. Ok, quindi la cattiva, diciamo, è nel... Vabbè, chiamiamola così, no? Voi non sapete quanto godo! Non si spara alle donne. Bellissime, queste scene, tra l'altro. Non è il nostro Jones, sì, eh? Non sballate. Oddio, magari sì. Cioè, magari ora si è ritirato, ma non credo. Cioè, no, non penso proprio. Guarda lì, con le etichette emotive giapponesi. Che figata, mamma mia. Budget per le cose belle, vai! Oninoshima. Che dovrebbe essere l'isola degli Oni, appunto. Questa è l'isola dei demoni, sarebbe Oninoshima. Questa è la nostra isola. Allora, ragazzi, ve lo ripeto, c'è una lore masterata a tempo di record. C'è un frammento di nave madre caduto che arriva su questa realtà e vuole conquistarla, prenderne un potere, fare qualcosa. Mi dispiace che mi stanno un po' copiando la lore del DBGCU. Speravo di arrivare prima di loro, però, raga, purtroppo le mappe belle non le gioca nessuno, io non posso più svilupparle. Però, vabbè, ok, cioè, se Fortnite continua con la linea che avevo pensato, meglio pure. Fatto sta che, allora, ovviamente non sappiamo di che nave madre stiamo parlando, perché potrebbe essere quella del capitolo 2, stagione 7, ma, boh, avrebbe senso fino a un certo punto, dopodiché noi non è che abbiamo visto... Sì, ne abbiamo viste alcune di nave madre distrutte, mi pare, nell'evento di End. In ogni caso, abbiamo la riformulazione temporale che un po' ci salva da qualsivoglia dubbio. Cioè, potrebbe anche essere una realtà, intendo proprio una nuova era di Fortnite, diciamo così, in cui l'ultima realtà è stata annientata e ne esistono dei frammenti. Non so spiegare bene che cosa sia successo, cioè perché arriva un pezzo di nave madre sotto forma di meteorite da un'altra realtà. Questo non è stato inviato come una sonda aliena, no, conquistatrice, però il principio è che per necessità o per fortuna arriva un elemento esterno alieno nella mappa, di cui vuole o sfruttare il potere o catalizzarlo a proprio vantaggio, che è molto più probabile perché comunque l'infrastruttura, diciamo, con l'uroboro eccetera c'era già, lei semplicemente lo accende, potremmo dire. E quindi fondamentalmente questo personaggio ha la missione, credo, di sottomettere la nuova isola grazie a questa catalizzazione dei poteri e l'evocazione degli Oni, appunto. Ma io, ragazzi, io sono in... Io sto... Cioè, non capite quanto sono contento, insomma. Anche un po' in puttozzerita, però... Cioè, guarda il viola!
No, non c'è dubbi, non c'è dubbi proprio, non ci sono dubbi. Comunque la mappa peso, il ponte è qua, questa dovrebbe essere la città che abbiamo già visto, là ci sarà il Tempio degli Oni, il Monte Fuji, credo che ce l'abbiamo alle spalle, questo qui col laghetto interno, credo, e qui c'è l'autobus della battaglia, vecchio stile, figata, figata. Vedete, atterra il meteorite e si accende. Quindi, è stata... Sembra molto premeditata come cosa, però sembra che lei sia venuta qui quasi per un incidente. Ovviamente è un trailer, quindi magari semplifica la faccenda rispetto a come è andata davvero. Però è molto interessante, no? Perché non appena lei attiva questa cosa, quindi neanche... Cioè, la cosa bizzarra è che neanche lei era dentro quel pezzo di nave madre. No, il pezzo di nave madre, infuso di energia cubica, diciamo così, accende questo portale che si corrompe e crea una barriera d'ingresso per loro. Tra cui, appunto, qui volevo farvi notare che c'è lei che è originalissima, alcune skin già note, tipo questo finto Lord Beerus e la maschera del drago, ma c'è il terzo triarca che aspettavamo, cioè questa è tanta roba, eh. Quindi possibilmente è una skin del cavolo, visto come è stata ritrattata la lore, diciamo, dei Nox, eccetera. Però dall'altra parte magari è un tentativo di riabilitarla, quindi magari non è neanche lei la più protagonista. Il design mi piace tantissimo, è veramente veramente figa, e dopodiché c'è tutta questa scena di inseguimento, quindi il grosso, diciamo, l'abbiamo detto a livello proprio di storyline. Però fatemi andare avanti perché non è che mancano le cose. Ovviamente tutta casata e dovrà fare qualcosa, perché dopo si dirige in città quasi come fosse una ladra, quindi starà prendendo qualcosa, dobbiamo scoprirlo. Chiaramente c'è tutta la natura dell'ultima realtà da rigattieri, per cui sicuramente qualcosa c'è. Vedete come questa città abbia sempre più corpo, eh? Molto molto bello. Mi piace molto, ovviamente qui è super pompato a livello di grafica, però mi sa che questo potrebbe essere il vecchio... Guardate che c'è un cestino con il leader della squadra. Ah no, Sierra, no, tu dovresti stare con Mida, no, Sierra. Vabbè, alcune skin sono riutilizzate. Ovviamente, peccato. Vabbè, niente, la lore di Mida è finita. Ok, comunque, per lui, cioè lui è probabile che quindi lo avremo nelle missioni storie, eh? Questo potenziale Kado, mo capiamo. Sono contento perché volevo che fosse il personaggio di punta. Qua ovviamente è stra inquietante tutto quanto, veramente inquietante, sia i flopper così che lui così. Questa scena, ragazzi, è memorabilissima. Mio Dio, carino però il coniglietto che saluta. Guardate, oddio, è macabro, ha messo gli occhietti pure sul sushi. Sto screen è da fare. Cosa c'hai sullo zaino che non ho guardato, è solo una katana? Beh... Questo è un bel personaggio, un bel design, personalmente. Sembra un po' meno pomposo, no? Dell'araldo e della regina dei cubi. Però ci sta, perché questo è più un'unità spia, potrebbe essere. Sembra quasi più interessante, paradossalmente. Mi piace tanto in realtà. Speriamo che abbia delle voice line. Ovviamente. Scusami, fatti un attimo rivedere, tizio. Forse non ha proprio il mento come Kado. Boh, peccato. Guardate Hop, impazzita. Questo è un altro tipo di creatura del bosco, eh? Con questi spiritelli nuvola fantastici. Questa parte è bellissima. A livello grafico proprio. Guardate che bello. No, no, questo non è il vero Jonesy, altrimenti avrebbe aiutato Hop, lui è rimasto lì. Oddio, non lo so, però è strano che Jonesy, dopo tutto il suo passato, non voglia fare nulla, capito? Se l'ha seguita, vorrà capire. Se non l'ha seguita e si vuole fare i fatti suoi, non è strano, secondo me. Però, boh, vedremo. Anche perché questa è la citazione, ovviamente, al Jonesy default, anche se non è veramente quello default, perché questo è capitolo 2. Però, vabbè, avete capito, con il tartarugone presentato lì dietro, ovviamente. Mamma mia, raga, mi oscolo così, però è da bannare. E lei che ovviamente chiama gli amici. Però, vedete, sono molto peculiari con... Cioè, cerco di spiegare quello che vi sto dicendo. È anche possibile
che nessuno di questi appartenga all'ultima realtà, perché sono molto peculiari del portale. Cioè, è anche solo possibile che questo frammento di nave madre abbia evocato degli spiriti maligni che altrimenti non sarebbero mai usciti. Ciononostante, se voglio sperare bene, lei è consapevole di questo e magari fa parte di loro. Dall'altra parte potrebbe esserci la lore del Nox, del Triarca, insomma, no? Che potrebbe svilupparsi. È una bomba, in realtà. Fighi. Lei ovviamente non diventa lì da combattimento. Sì, anche perché comunque anche lei è stilizzata, eh. Ha tipo il... la pettorina da antiproiettile, sì. Op, le prende da lei, eh. Lo dico perché non usa poteri peculiarmente cubici, però... capito, vabbè. Comunque, lore. Oninoshima. Siete gasati come me? Raga, è una bella cosa. Cioè, questa è proprio una bella cosa. Questa è proprio una bella notizia, Epic. Questa è proprio una bella notizia. Ovviamente sarà la prima stagione senza niente in particolare. Però il piedino ce l'abbiamo messo, eh. C'è un pezzo di nave madre su quest'isola. Hai detto nulla. Piano piano... Se non arriva Doom a rovinarci la festa pure l'anno prossimo, insomma, se Disney si dà una calmata e fa solo le modalità su anziché rompe le palle in BR. Bene, gasata, me l'hai gasata. E sarà terribile perché voi la giocherete e io arriverò dopo. E quindi tipo se ci stanno le missioni di storia lo scoprirò dopo. Che rosicata. Però raga, cioè, io spero che siate contenti. Se non siete contenti con questo, non so che dirvi, cioè... Qua hanno cucinato, punto. Una figata.